Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, oramai è tipo un mantra, iscrivetevi al canale e se per caso non lo siete già, ricordatevi di attivare la campanella, così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video che tiro fuori sul canale e magari anche sulle live. Oggi è un giorno un po' speciale, sarà un video veramente veramente corto perché non ho voglia di tirarla per le lunghe, è un po' triste e anche poco piacevole per me. Ma è giunto il giorno in cui dico addio definitivamente a Shutdown, titolo Crytek che oramai, diciamocela, ha fatto il suo. Oramai la Crytek è concentrata su Crysis Remastered, oramai hanno tirato fuori delle live in cui dicevano facciamo, forchiamo di qua e di là, oramai sono 6 mesi che non fanno praticamente un cazzo. Questo canale, come sapete, è l'unico, ahimè, in Italia a dare le news di questo tipo e su questo titolo, ovviamente, ho seguito tutte le loro live, ho seguito tutte le news, vi ho tirato fuori tutte le patch note che sono uscite fino ad adesso, ma è arrivato il giorno in cui veramente anche io dico basta. Ho creduto in questo titolo da sempre, ho giocato a questo titolo per più di 500 ore, non sarò un pro perché non lo sono mai stato e non vi ho mai raccontato di esserlo, né vi ho mai raccontato di come si gioca Dungeon Showdown. Vi ho dato dei consigli su chi iniziava, ma poi finiva lì. Ed erano tra l'altro consigli presi da ovviamente titoli video di esperti molto più di me. Comunque, ho sempre creduto in questo titolo e mi spiace che questo Battle Royale, a cui io veramente avevo creduto tanto e che volevo far apprezzare il più possibile a più gente possibile, sia per me arrivato a un punto di chiusura. Ahimè, è gestito da Crytek che pur mettendoci del loro per riuscire a rovinarlo, ad ogni patch lo spirito di Ant comunque è sopravvissuto, almeno fino ad oggi per me. Ma ad oggi, dopo i mega annunci fatti prima del lockdown, delle fatte dopo il lockdown, non si sa ancora nulla e io sinceramente, come ho detto prima, mi sono rotto le scatole. Quindi, con rammarico chiudo qua la sezione di Ant, vi auguro a tutti un buon proseguimento sul gioco, io mi sposterò su altri titoli in uscita ovviamente, ce ne saranno parecchi che seguirà questo canale e soprattutto io. Vedete di non farvi mangiare il cervello dagli zombie e GG a tutti quanti. È stato bello finché è durato, cacciatori. Ciao a tutti.